Buonasera e benvenuti alla nostra edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. La nostra apertura, come avete visto e sentito dai titoli del sommario, parte da Firenze. I lavori e i cantieri e perciò anche gli scavi per la nuova linea della tranvia. Domani incontro fra il sindaco della città, Dario Nardella, ed il soprintendente Pessina. L'apertura. Le vacanze estive sono ormai giunte al termine e a Firenze il traffico comincia a bloccare alcune zone della città, in particolare quelle dove insistono i lavori come in Piazza della Libertà, dove Publiacqua sta lavorando per la sostituzione della tubazione dell'acquedotto. Qui c'è stato uno stop dopo il ritrovamento di reperti archeologici. Domani io incontrerò il soprintendente Pessina, come avevo già annunciato in passato, farò presente i problemi della città, perché se da un lato capisco, diciamo, le esigenze dei saggi archeologici della soprintendenza, dall'altro però c'è una città che deve andare avanti, c'è una città che deve vivere, c'è una città che si muove e quindi le esigenze di tutela del patrimonio storico-artistico devono assolutamente andare insieme alle esigenze della città, dei lavori pubblici, delle opere infrastrutturali. Tra l'altro con il PNRR queste opere pubbliche devono essere realizzate inevitabilmente entro termini stabiliti, 2023 appalto delle opere, 2026 realizzazione e rendicontazione, quindi rischiamo anche di perdere i soldi. Lo dico senza polemiche, domani ne parlerò col soprintendente e cercheremo una soluzione per Piazza Libertà. Per far defluire il traffico il sindaco lancia un appello, prendete i mezzi pubblici. Approfittando del bel tempo, usare il più possibile mezzi come biciclette, che quindi sono non solo ecologici ma sono anche sicuri dal punto di vista della pandemia. Evitare laddove è possibile di utilizzare l'automobile e avere più fiducia nel mezzo pubblico, perché i nostri mezzi sono completamente sanificati, parlo sia del trasporto urbano che di quello extraurbano, perché altrimenti con l'inizio delle scuole rischiamo davvero un congestionamento non solo, diciamo, dell'area urbana fiorentina ma anche di tutta l'area extraurbana. Da Firenze a Siena si sono conclusi i sopralluoghi e le audizioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo area comunicazione del Monte dei Paschi. Oggi è un sopralluogo particolare nel vicolo di Rocca Salimbeni. Il servizio è di Chiara Valentini. Nessun elemento nuovo, ma sono molte le perplessità della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi al termine della 2 giorni a Siena di sopralluoghi e audizioni. Innanzitutto sul fatto che il capo comunicazione di MPS, volato giù dalla finestra del suo ufficio, possa essersi suicidato quel 6 marzo 2013. Ci sono elementi che non ci convincono del tutto, ha detto Pierantonio Zanettin, presidente della commissione, soprattutto la modalità del suicidio con la caduta di spalle. Ci sono poi elementi di discrasia sugli orari delle riprese della telecamera di videosorveglianza e sulle ultime telefonate di Rossi. Inoltre, ha affermato Zanettin, in riferimento alle 2 inchieste della Procura di Siena archiviate poi come suicidio, sicuramente ci sono delle lacune gravi nella prima inchiesta. La seconda ha scontato il fatto che è stata svolta a distanza di anni. Vogliamo arrivare al termine del nostro lavoro, ha spiegato Zanettin, con la produzione di una documentazione tecnica e per questo abbiamo deciso di effettuare delle perizie e tra queste la simulazione della caduta dalla finestra attraverso un manichino di uguale peso e misura di Rossi. Lo scopo, afferma ancora, è arrivare alla verità senza tesi precostituite. Zanettin ha poi rivolto un appello a parlare a chi possa avere informazioni. Ora è l'ultima occasione per trovare la verità. Possono rivolgersi a noi. Torniamo adesso a Firenze perché c'è stata una visita particolare, quella del sindaco Nardella, all'Istituto Balducci, una scuola ad alta efficienza energetica. Tutto è pronto per l'avvio scolastico previsto per il 15 settembre. All'Istituto Ernesto Balducci a Pontassieve è stato costruito un nuovo edificio con 8 aule, 980 metri quadrati tra aule, corridoi e terrazza, un investimento della città metropolitana pari a 2 milioni e 200 mila euro. Davvero grande soddisfazione sia come sindaca del mio comune, che è appunto il comune su cui ha sede questa bellissima scuola, sia come consigliera
metropolitana. Stiamo proprio in questi giorni inaugurando numerosi interventi sulle scuole, proprio a dimostrazione che insomma questa rappresenta, la scuola rappresenta per noi una priorità. Il nuovo blocco è stato realizzato con una struttura portante in legno prestante da un punto di vista energetico. Nelle aule lavagne multimediali all'avanguardia per i ragazzi di oggi che dovranno presentarsi in classe con le mascherine. Come sapete, prima dell'estate io avevo chiesto la disponibilità a valutare un piano per la distribuzione di mascherine FFP2. Ho saputo che questo piano è ancora in via, diciamo, di definizione, anche perché ci viene riferito che i costi sono molto alti. Tuttavia noi proveremo comunque a trovare dei soggetti che ci possano supportare anche le economie, come abbiamo già fatto peraltro a gennaio, quando insieme alla Coop abbiamo distribuito circa 200.000 mascherine FFP2. Si avvicina il grande appuntamento con l'edizione 2021 del calcio storico fiorentino da Piazza Santa Croce, diretta in esclusiva su Toscana TV a partire dalle ore 16. Rachele Campi nel prossimo servizio è andata a misurare un po' la temperatura dei tifosi della parte verde. Siamo nel quartiere dei Verdi, una delle quattro squadre del calcio storico fiorentino che l'11 settembre scenderà in campo per battersi contro gli azzurri. Gli animi fervono e la passione per questo gioco brucia, nonostante la pandemia abbia modificato l'evento. Caratterizzato dal colore verde, si trova nel quadrante nord-est della città, che comprende il lato occidentale di Borgo Pinti, la parte settentrionale del Borgo degli Albizi, il Corso, la parte orientale del Mercato Vecchio fino a Porta Nord San Gallo. Prende il nome dal battistero di San Giovanni. Certo, lo seguo in televisione, qualche volta sono stato a vederlo, ma insomma spesso siamo a lavorare durante il calcio storico perché c'è tanto lavoro e tanto turismo. Tu tifi per i Verdi? Sì, io tifo per i Verdi. Che squadra è? Negli ultimi anni ha tirato su un sacco di ragazzi giovani, tra cui dei miei coetanei e amici. E niente, insomma, si danno un bel da fare per portare avanti, insomma, l'onore del colore. Tifo Verdi perché sono qua nella zona di Piazza San Giovanni ed ho sempre tifato Verdi da quando sono a Firenze. Per me la squadra è quella del Verdi del calcio storico fiorentino. Come mai piace tanto il calcio storico fiorentino? È perché è una tradizione fiorentina. Io non so fiorentino, ma da quando sono a Firenze l'ho conosciuta ed è una tradizione fiorentina ed è molto bella. È bella vedersi tutti quei giovani che si picchiano, non è che si picchiano proprio, però insomma si fanno anche male, però non. Cioè è bello come coreografia, come tutto, come spettacolo, è bellissimo. Udienza stamani mattina davanti al giudice del lavoro di Firenze sul ricorso della FIOM CGL contro la GKN per comportamento antisindacale per la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio, come è noto, con il licenziamento dei 422 dipendenti. Secondo fonti del sindacato, attendiamo la sentenza, dicono che arriverà nei prossimi giorni. E noi restiamo a Firenze con un altro nodo da sciogliere, quello di un circolo storico, l'Andrea del Sarto, che ha un debito con le casse del comune di oltre 1 milione di euro. Su questa vicenda Fratelli d'Italia vuole adesso delle risposte concrete. Fratelli d'Italia passa all'attacco. Sul circolo Andrea del Sarto nel quartiere 2 a Firenze vuole risposte dall'amministrazione comunale. Il circolo di Via Manara è gravato da un grosso debito con le casse del comune, 1 milione di euro non pagato. Le porte sono aperte, chiunque può entrare. Chi pagherà i debiti se il comune si costituirà parte civile per avere ovviamente il risarcimento dei danni? Chi pagherà, in poche parole, di tutti questi anni? Anche perché non far pagare, che è stato nelle palese illegittimità per tutti questi anni, è un precedente che rispetto a tutti gli altri circoli a Firenze, che grida vendetta, insomma, altri fanno grande fatica a stare aperti a pagare gli affitti e vengono praticamente tassati come tutti, invece qui sembra che ci sia stata una sorta di bolla franca tutelata ovviamente dalla politica del Comune di Firenze. Da anni, dice Marcheschi, i residenti sono preoccupati e vogliono risposte anche sulla possibile presenza di amianto sul retro della struttura.
tutti gli abitanti del quartiere hanno costituito un comitato proprio per difendersi, perché c'erano un grande viavai e non solo, diciamo, di attività come hanno denunciato più volte lecite, ma anche ovviamente di viavai di problemi di spaccio di droga e cose analoghe, e poi rumori, feste fino a tardi, confusione che si aggiunge anche a un problema di sicurezza, non solo uscite di sicurezza, ma anche di probabile amianto nella parte del retro, che non è, nonostante le varie denunce, non è mai stato tolto. Quindi c'è un problema, quindi, di ammanco alle casse erariali, di sicurezza, di illegalità e anche, diciamo, di pericolo ambientale. Uno sguardo alla situazione Covid in Toscana con i dati di queste ultime ore. Si registrano 495 nuovi positivi, 6 i decessi, l'età media dei nuovi contagi di 41 anni, 448 i ricoveri ordinari, 58 quelli in terapia intensiva in più rispetto alla giornata di ieri. E parliamo ancora di Covid nel prossimo servizio. La Fondazione ELSA ha pensato ad una iniziativa col titolo Narrare il Covid, che mette insieme il mio libro Il potere del virus e il libro di Luigi Carletti Mai Personal Covid. Sono due libri di taglio diverso, la mia è un'inchiesta giornalistica, quella di Luigi Carletti purtroppo il diario autobiografico della sua immersione drammatica nel Covid, 3 settimane di ricovero in ospedale. Qual è il punto di legame fra questi due testi? L'analisi sui cosiddetti protocolli domiciliari. Io nel mio libro sostengo che il nostro paese è andato avanti di fatto senza protocollo domiciliare, visto che tachipirina e vigile attesa non può essere una soluzione per le cure a casa. Luigi Carletti racconta come il protocollo domiciliare a cui è stato sottoposto nel Lazio, lui vive a Roma, attraverso l'azione delle USCA è stato assolutamente inutile. Lui, sottraendosi a questa inutilità, inefficacia della cura, ha deciso di sua spontanea volontà di andare all'ospedale salvandosi la vita. Beh, entriamo ancora più nel merito grazie alla presenza anche autorevole della scienza con il professor Emanuele Montomoli sotto il coordinamento di David Taddei. L'intervista era con Daniele Magrini, l'appuntamento è al Teatro Politeama di Poggi Bonsi domani sera alle ore 18. Adesso andiamo avanti con il giornale, c'è una notizia che vi vogliamo evidenziare, che sul lavoro non riscuotono lo stipendio da 3 mesi per protestare, sono saliti sul tetto dell'edificio che stavano costruendo. Così hanno inscenato questa protesta 10 operai di una ditta edile che ha ricevuto in subappalto la realizzazione di un edificio a Pistoia, 30 appartamenti destinati al social housing. Questa dunque la nostra notizia, andiamo avanti con il giornale e ci occupiamo di una festa tutta speciale perché Porto d'Ercole, in provincia di Grosseto, siamo a 2 passi dal Monte Argentario, ha festeggiato Ambra Sabatini, la 19enne che ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri di atletica leggera alle Paralimpiadi di Tokyo. Festa di famiglia per Ambra Sabatini. La medaglia d'oro dei 100 metri record del mondo alle Paralimpiadi di Tokyo è stata festeggiata nella sua Porto Ercole. Organizzato l'evento da Don Adorno della Monaca ad accoglierla Novella Caligaris, Max Giusti, ma soprattutto l'intera collettività portercolese e non solo. Sono grata a tutti quanti per questa festa magnifica e non me l'aspettavo. È una bella sensazione, non avevo mai sentito questo calore da parte di tutti e li ho sentiti fin da Tokyo, diciamo. A che cosa ricorderai? Più l'arrivo dei 100 metri o questa serata? È una bella battaglia, diciamo. Ricorderò tutte e due, porterò nel cuore. A chi dedichi la medaglia? Beh, alla mia famiglia. Motivo di orgoglio estremo per la cittadinanza tutta e per me, diciamo, in modo particolare in quanto rappresento la collettività di Monte Argentario. Noi siamo accanto a lei e siamo sicuri che lei sarà accanto a noi. Una lezione per tutti noi,
quello che Ambra ci ha impartito in questa occasione, con come ha saputo superare questo dramma straordinario. Nell'occasione il presidente Gianni le ha consegnato il Pegaso per lo sport. Io sono rimasto da un lato elettrizzato, perché si percepiva un clima e una un coinvolgimento di tutta la gente, e dall'altro commosso. E lo sport sta trascinando economia, società, comunità toscana. Oggi a Portergole ne abbiamo avuto una dimostrazione e un momento per me indimenticabile. Chiudiamo con una notizia relativa ad un incendio. Sono in azione 3 elicotteri e un Canadair in arrivo da Carrara, in località Stabio, per un incendio che è divampato nel pomeriggio. Le fiamme, partite da un campo di sterpaglie, si sono poi estese al bosco vicino. È tutto per questa edizione. Grazie di essere stati con noi, arrivederci e ai prossimi appuntamenti.